Poggiamo gli avampiedi e inspiro. Espiro. Allungo, inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Adesso inspiro e ruoto tutto a sinistra. Espiro. Inspiro e ruoto a destra. Espiro. Inspiro, mettiamo una mano sul costato e apro tutto in allungamento. E ritorno, espiro, inspiro. Espiro, riunisco le mani, di nuovo in. Espiro, ruoto, in e porto il braccio sinistro. Espiro, ruoto e porto il braccio destro. Espiro, posizioniamo la mano e apro il. Espiro, posiziono in. Espiro, ma la mano sta per spingere, non sta per far mio atto di dolore, eh? È attiva, concetta la mano. Inspiro, allungo, espiro, inspiro, apro tutte e due le braccia. Espiro, inspiro e apro. Espiro, inspiro, la mano spinge. Espiro, la mano spinge. Espiro, portiamo il collo del piede, scivolo giù e vado in quadrupedia. Inspiro, porto lo sterno avanti, espiro e sposto la schiena, l'arrotondo in alto. Inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, arrotondo, mantengo questa rotondità, appoggio il collo del piede e mi allungo in avanti, in Vira Yoga Mudrasana. Appoggio la fronte e allungo. Da qui faccio scivolare le mani verso le ginocchia, arrotondo la colonna e vengo su. E apro. Apro tutto, eh? In, apro le braccia. E scendo lateralmente. Espiro. Ritorno. In, apro. Ed espiro. Ritorno. Ed espiro, ritorno, espiro. Ancora una volta, ritorno, ed
e riapro. Apro, apro, spingo indietro, come se dovessi, come se ci fosse qualcuno che vi prende le braccia e vi tira, vi traziona. Ed espiro. Ritorniamo giù, andiamo in quadrupedia. Da qui portiamo il braccio destro in alto, in. Il braccio sinistro è attivo. Espiro. Sinistro, in. Espiro. Destro, in. Non ce la fai di più, Arianna. Espiro. Sinistro, in. Espiro, ancora una volta il destro, piano piano, dai, apro. Espiro, sinistro, in. Espiro, perfetto. Allunghiamo solo il braccio destro e scendo giù. Braccio sinistro, e ritorno su. Porto le mani verso le ginocchia e raddrizzo la schiena. Adesso portiamo in fuori, in, e distendo la gamba sinistra in fuori e apro. Adesso espiro, scendo. Espiro, scendo. Inspiro. Espiro, scendo. Inspiro, apro. Espiro, scendo. Inspiro, apro. Parigasana. Scendo. Inspiro. Espiro, rimango. Da qui solleviamo la gamba e solleviamo la mano, rimaniamo in equilibrio. E scendo. E riallunghiamo il tutto giù. Portiamo le palme rivolte verso l'alto, Costanza. Scivolo e ritorno su, risnoccio la schiena in alto. Portiamo fuori la gamba. Apro, in. Espiro. In, apro. Espiro. Di nuovo, in. Espiro, di nuovo su, in,
sollevo la gamba e solleviamo il braccio. E giù, ritorno giù e riportiamo le mani però in basso verso il collo del piede. Ok, ritorno su, mi vado in quadrupedia. Ok, portiamo indietro la gamba destra e vado a spingere il tallone cercando di ancorarlo verso il basso. Devi sentire la muscolatura del polpaccio in tensione, giusto? E rimaniamo. Solleviamo piano piano la gamba destra. E porto il tallone verso il gluteo. Da qui vado ad afferrare con la mano sinistra e vado a tirare. Poi riallungo e riappoggio. Portiamo la gamba sinistra e spingo il tallone. Sollevo la gamba. Riallungo e riscendo. E ritorno. Riportiamo le mani sulle ginocchia e ritorno su e slancio. Portiamo di nuovo la gamba sinistra. Inspiro. Adesso devo scivolare con il braccio all'interno e portare la spalla al pavimento e rimaniamo. Appoggiamo bene l'avampiede e spingo bene il braccio in alto. Che è successo? No, mi ha preso una cosa di paura. Ah, tranquilla. Piano piano, appoggia il braccio, la fronte lì e scivola con la mano. Ci sei, Chiara? E poi ritorno. Salgo su, apro, inspiro. Adesso scivolo giù e sollevo la gamba. Rimango ben in linea. Da qui portiamo la caviglia e spingo e allungo. Riallungo. E riscendo. Ah. E ritorno. Cambio gamba. In.
e scivolo giù. E allora, benissimo, e rimaniamo. E riappoggio e ritorno su, scendo, sollevo e afferro e tiro. Cercate di non portare il tallone verso il gluteo, ma di spingere il tallone allontanato dal gluteo e la mano tira. E riappoggio. Adesso portiamo la gamba sinistra avanti, inspiro e scivolo giù sulla gamba, espiro e rimango. E adesso fletto il ginocchio, lo piego e spingo in avanti, portando tutte e due le mani all'interno. Appoggiamo il collo e spingo il bacino verso il pavimento. E rimaniamo qui. Ci rimaniamo un bel po', un 5 cicli respiratori lenti e profondi anche da casa. Ok, ritorno, riporto la mano all'esterno, raddrizzo la gamba e riscivolo con la schiena. E ritorno. Gamba in avanti, inspiro ed espiro, scendo giù. E poi piego e vado in avanti, sposto la mano all'interno e allunghiamo il bacino.
esterno e rientro dentro, distendo di nuovo la gamba. Vira yoga mudra sana, ci allunghiamo in avanti. Su, sì, porto le mani verso le ginocchia, raddrizzo la schiena e poi scendiamo col bacino e andiamo in posizione seduta. Scivoliamo con la schiena a terra. Portiamo una gamba al petto e distendo, quindi la gamba destra al petto e distendo la sinistra. Da qui facciamo delle circonduzioni del piede, eh? Il primo in senso antiorario, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi 10, cambio, tutte e due le gambe piegate, le braccia fuori, portiamo tutte e due le gambe a destra e lo sguardo a sinistra. Adesso espirando porto la mano sinistra verso la mano destra e poi riallungo il tutto. Facciamo 10 volte. 2. Su. 3, su. Diamo il tempo del maestro, la ringrazio qua. Apro. 5. Apro. 6. Apro. 7. Apro. 8, apro, 9, apro, 10 e rimango. Adesso nel rimanere porto la gamba sinistra sovrapposta alla destra,
l'atos inferiore. E da qua vado a distendere la gamba sinistra verso la mano destra. E da qui muoviamo il braccio destro e poi ritorno, inespiro, espiro. Ci sei chiara? Sì. Espiro. In. Espiro. In. Espiro. In. Espiro. In. E ritorno, riportiamo le gambe in linea e portiamo tutte e due le ginocchia aperto, leggermente divaricate e spingo con i gomiti verso l'esterno. Faccio fermo con le ginocchia sulle mani e vengo su piano piano. Portiamo fuori la gamba destra e distendo la sinistra. E allungo. Torno su, cambio gamba e allungo. Thank you.
e vengo su, ritorno con la gamba e parto in fuori da destra, allungo esternamente, vado con la mano, internamente scusa posto, e porto l'altro braccio sul ginocchio destro che spingo. E ritorno, adesso portiamo la gamba incrociata e scivolo giù. Su, mettiamo la gamba destra e porto in fuori la sinistra, vado all'interno, torno, incrocio e allunghiamo in e ritorno su. Possiamo adesso le mani pianta contro pianta, e scendo giù con la fronte in corna sana e chiudo. Torno su, apro, fletto, mettiamo le mani sotto la pianta, vado a effettuare un massaggio sull'arcata plantare, un bel massaggio. E poi andiamo a distendere la gamba.
lasciamo un braccio, lasciamo l'altro e scendo piano piano. Di nuovo in coda. Su, afferro la gamba, iniziamo a spingere sotto la pianta con le polpastrelle, massaggiamo, e poi andiamo a distanza. Prendo l'altro e scendo, ritorno con la sana, inspiro e riscendo giù. Su, riunisco, afferro, massaggiamo, spingo proprio sulla parte centrale, con i polpastrelli, piano piano, e poi andiamo a raddrizzare. Braccio, l'altro. Punti in estensione, stendo le gambe, divarico, esci. Schiena dritta. Chi ha difficoltà? Dovete andare a prendere un cilindro e metterlo sotto i glutei orizzontalmente, cioè più state in alto e più avete facilità. Provaci. Ci provo senza? No, provaci col cilindro. No, perché se poi non mi. Tu lo porti pure una chiara. Valla a prendere, dai. Grazie. Grazie mille. Non passare davanti alla telecamera, grazie.
Pietro, due cilindri fallici, dai. Sotto, no, no, mettilo orizzontale. Ok. Brava. Scendici sopra, sopra. Mi larga le gambe, vedi, adesso stare meglio, sicuramente. Guardate, i piedi spingono all'esterno. È vero, è meglio? Le mani qua, sotto la casa e a raddrizzo la schiena. Adesso portiamo la mano destra verso il piede destro. Un'altra cosa, eh? Sì. E portiamo in fuori. Adesso devo cercare di portare la spalla destra verso il ginocchio e allungare il braccio. Senti come tira tutto il lato sinistro. Chiudo, piego e allungo avanti. Ritorno su. Scivolo giù lentamente e vado in alasara. E respiro. Piano, ragazzi, chiaro. Vieni al martello? Non ti rispondo. Ti eri liberi di esserci. Ultimo Costanza, Antonella, bene. Porto poi le ginocchia verso la fronte e scendo giù piano piano.
appoggiamo i piedi, interniamo, solleviamo il bacino. Inspiro, porto in alto il braccio, apro tutto a lungo, espiro, rislaccio la schiena a terra. Inspiro, porto avanti sulle braccia, schiaccio le spalle e facciamo un roll up e vengo su. Allungo, in. Espiro, scendo su. Mezzo giro e vado in posizione sfinge. Giù, metto le mani sotto le ascelle, cobra. Inspiro, porto le mani e allungo. Allungo ed estendo indietro. Espiro, porto in fuori. Facciamo un esercizio di equilibrio, un Chandrasana. Quello che facevamo in ginocchio, lo ricordate all'inizio? E torno. E andiamo. E poi riscendo giù, espiro.
ringrazio anche da casa a tutti voi che potete trascorrere dei momenti, è una giornata rilassante e sorridente per tutti.